Take over control. Tu ce l'hai il controllo? Il controllo? Io sì, ma mi sa che l'autista, anzi il pilota dell'aereo di sabato no. Ragazzi, è incredibile come subito per non recare troppo danno d'immagine hanno tolto la scritta all'Italia dall'aereo che è andato purtroppo fuori pista, che poi in realtà era stato affittato alla società romena, ora nemmeno ricordo il nome. Sì, è Carpatair. Carpatair, sì, mi ricordavo Carpa, sì. A mo' di pesce. Hanno pescato, infatti. Hanno pescato un po' di sì, sì. La pista sbagliata. Ragazzi, ma siamo mamma veramente mia. Così ridotti male? Un po', sì, è sì. Meglio che Daniele ci prepara un caffè, no? Tanto lui ci ascolta sempre, ci prepara un caffè. Ci sta ascoltando. A fine puntata lo andiamo a prendere e ci facciamo una sana chiacchierata. Vedi, sono anche un po' raffreddato. Oggi sì, si sente un po'. Vabbè, ma è perché tu vivi la strada, vivi quando si fa politica si fa per strada. Non perché sono bandito. No, per carità. No. Però molti la preferiscono fare nelle stanze e poi vedi i risultati. Certo, mangia oppure nei ristoranti, no? Questa a te, questa a te, questa a me. A te t'hanno mai fatto promesse, Gadi? Voglia, è una vita di promesse. Cosa ti hanno mai promesso di così interessante che ti ha fatto gola? Varie volte mi ha detto, seguici, ad esempio, noi eravamo nel contesto dei giovani, ti ricordi, no? Sì. Allora, se tu segui me, io ti faccio... E magari fai una decisione voltando le spalle a un amico, diventi tu il segretario nazionale... quindi devi pensare alla carriera, non pensare alle amicizie. Le amicizie vanno e vengono. Queste sono un po' le cose. Ma sono promesse. C'è gente che però viene abbindolata. Ne conosco tante. Ancora c'è? Sì, sì. Perché sai, le parole sono tanto belle. Dobbiamo farci raccontare un po' qualcosina ai nostri radioascoltatori e non. Quindi ricordiamo ancora i numeri per contattarci: 06 657 963 48, per chiamarci, diteci la vostra su quello che pensate, sulle proposte che vi sono capitate, sulle delusioni politiche che avete subito, e invece per scriverci un messaggino 342 41 51 406. Oppure se volete partecipare tramite Facebook, la fanpage, ricordalo Gadi. La fanpage è Stretta di Mano, come per diventate fan appunto su Facebook, la riconoscete, ce ne sono tanti di Stretta di Mano, però la nostra ha la particolarità perché c'è il tastino rosso con scritto On Air e le cuffiette intorno della radio, quindi è una cosa simpatica, carina, subito per entrare in contatto con noi direttamente dal PC. Quindi. È molto importante. Intanto continuiamo a seguire che da Ballarò Berlusconi ha cosiddetto rubato la scena. Ecco perché non ci ha risposto Floris prima. No, è normale, ha avuto questo imprevisto. È diventato pure, ha sbiancato un po', visto? Dice, cavolo, da dove è uscito il presidente Berlusconi? Il presidente, in quanti anni? Il cavaliere. In 10 anni di Ballarò non è mai andato. O perlomeno mai improvvisato. Una volta ha chiamato, ti ricordi? Sì, sì. Ha parlato e riagganciato. Sì, infatti. Fece così anche con Santoro, lo ricordiamo. Ma lo sai, conosco anch'io un'altra persona che quando le cose non gli vanno bene aggancia il telefono. Sì, sì. Un Pinocchio. Sì, bravo. Un Pinocchio, sempre Pinocchio. Perché lui vuole sempre avere ragione. Però quando tu gli contraddici, lui ti attacca e dice, ma perché mi hai attaccato? Ho detto, guarda che hai attaccato te. E questi sono un po' gli aneddoti della politica. Quindi per così dire la ragione se la dà da sola. Sì, bravo, come i matti. Ma tu preferisci avere ragione o darla? No, io preferisco dire le cose come stanno e fare... E il bello appunto della politica, il bello della politica è questo, è condivisione, a volte le posizioni sono diverse, però quando c'è la lealtà... E sottolineo lealtà perché non sempre c'è, cioè, mio caro Belaid, lo sappiamo bene noi. Quando io ho perso i capelli per questo. È vero, potete vedere. È vero. Quando c'è la lealtà, le posizioni possono essere diverse, ma poi davanti a una birra, una pizza, ci si ritrova tranquillamente e si va avanti perché per il bene della politica, del bene comune e dei contenuti. Perché io in questa campagna elettorale, tranne Silvio che dice vi restituisco l'IMU. Sì, i contenuti li ho sentiti. Io ho sentito solo gli accordi per avere la stabilità al Senato. Ho sentito facciamo l'accordo di qua, facciamo l'accordo di là. Ma al cittadino gli interessa sapere che lui quando esce di casa può avere la tutela sull'autobus, quindi maggior mobilità. Deve avere la tutela sui rifiuti, sul pagamento, perché quelle sono altre tasse. Deve avere tutti i servizi, l'asilo nido, le scuole, l'università per i figli più grandi, il lavoro.
Questo deve essere. Vabbè, questo deve essere il contenuto che deve, che la campagna elettorale deve offrire. Non può offrire solo facciamo l'accordo al Senato, poi alla Camera facciamo come ci pare. Allora, no, dai, non esiste. A me viene un dubbio, no? Poi ognuno sceglie di votare chi vuole. Io non voglio dare indicazioni e non mi interessa. Noi al massimo possiamo far notare a tutte le persone che ci seguono la realtà degli esponenti politici, qual è, intervistandoli e possibilmente facendoli venire qui in studio come ospiti. Certo. Però io dico, allora, il governo Berlusconi ha governato sino a poco tempo fa, dopodiché ha dato il mandato a Monti. In realtà c'era lo pseudo patto verbale che Monti avrebbe dovuto stabilire un po' la situazione economica dell'Italia sino a fine mandato e poi dire grazie, arrivederci. Quindi un tecnico puro. Ora non so se a Monti è piaciuta la poltrona, oppure se si è improvvisato, oppure era realmente il suo intento quello di proseguire politicamente, non lo so. Però quello che so e che mi domando è che quando è stata riapplicata l'ex ICI, quindi IMU, poi tante volte fanno i giochi di nome, no? Sì. Con quale maggioranza? È stata applicata con la maggioranza del governo Berlusconi, quindi con il Popolo della Libertà. Allora io dico, se prima l'avete votata, perché ora dite che è stata una cosa sbagliata e che si può togliere? Anche Monti ha detto prima che non si può togliere l'IMU, ora dice che ci sarebbe un modo per riuscire a calibrare questi soldi e fare in modo di restituirli o comunque di riuscire a far pesare meno la pressione fiscale. Sì. Qual è la verità? La verità è una sola, che se prima l'avete sostenuta, ora la volete togliere, è una presa in giro? Cioè, spiegatecelo. Comunque questa sarà la campagna elettorale dell'IMU. Senza il contenuto principale, è tutto sull'IMU. Ha fatto bene però lui, perché prima... giustamente hanno dato bene, in senso, guardando la sua tecnica di campagna elettorale, no? Certo. Perché lui che cosa ha fatto? Si è un po' messo contro la Merkel, contro la Germania, però prende spunto su alcune politiche che a lui piacciono, quindi per quanto riguarda la liberalizzazione. E poi cos'altro dice Berlusconi? Ve lo diciamo, perché sta parlando in diretta qui con Floris, a grande sorpresa. E Floris gli sta chiedendo come riuscire a restituire l'IMU, e quindi lui dice che a fronte di un'entrata sicura, eccetera eccetera. Però ora... Floris, permettetemi il termine, alle palle, perché altri non gliel'hanno chiesto queste cose, queste domande. Beh, hanno paura di ritorsioni, cioè, politiche. Santoro due settimane fa, ragazzi, non è stato pungente come lo è stato, come lo è di solito. Come lo è di solito, sì. Però... si è un po' fatto, si è un po', forse si è intimorito. E forse soldi dei sponsor. Forse la diaspora diaspora dello scorso anno, quindi la presenza nelle TV locali, sì, l'ha un po' fuorviato. Ora è tornato sulla 7, ragazzi, appunto, non solo più su Cielo, eccetera, eccetera. Tronchetti Provera. Non solo. Telecom Italia. Esatto. Broadcasting. Broadcasting. Comunque, a parte questo, ricordiamo che il CDA della RAI, il Consiglio di Amministrazione della RAI, è politico, quindi torniamo sempre lì. Certo. Perché deve essere politico? E poi un'altra cosa, che perché io poi mi avveleno, scusate, ma io sono un fiume in piena. Io dico, allora, tu mi dici di pagare il canone RAI, 135 euro circa, e poi io non posso decidere se è giusto che un conduttore come Fazio percepisca, non so, più di 5 milioni di euro l'anno. Ma stiamo scherzando? Cioè, poi va bene, c'è un limite a tutto, no? Se è pubblica, pubblico deve essere. Certo. Però per chiedere soldi non mi chiedi il permesso, perché c'ho la TV e la devo guardare per forza la RAI, secondo te, e devo pagare. Però non posso mettere bocca sui stipendi da capogiro che hanno i conduttori. Comunque sia, Berlusconi ha detto ora che restituirà anche lo scoglio a Schettino. Sì, fa bene. È bellissimo. Pure, ecco, per chi tifa, per chi è concorrente della Juve, dice che ovviamente questa è la satira che gira su Facebook, sì, che restituirà la dignità agli juventini. Però vediamo. Ah, poi ha fatto questo colpo. Balotelli è arrivato, ha segnato. Come Ronaldinho nel 2000, sì, nel 2006, 2008. Sempre, scusa, sotto campagna elettorale. Comunque, a proposito, prima hai toccato un tema, appunto quello della un po' della campagna elettorale, dei cittadini che non devono essere presi in giro e si devono svegliare, no? Sì. Ma secondo te un cittadino che, sì, comunque, anzi,
riformulo una domanda, vostro onore, come si dice nei processi. Fai. Delle società di sondaggio che danno una astensione al voto di circa il 30%, non è già una protesta? Sì. In forma sbagliata, però è una protesta. C'è gente che nemmeno sa dov'è più la tessera elettorale. Ma purtroppo io un po' li condivido, perché sicuramente sono persone più adulte di me, no? Quindi certo. Io a 22 anni non è che abbia votato chissà quante volte. E non è che abbia sentito chissà quante chiacchiere, anche se già ne sono stufo, Anche se già ne sono stufo. Però pensa a un padre di famiglia che nella speranza ogni volta quello promette questo, quello promette quell'altro, non fa più niente nessuno. Poi sempre li beccano tutti con le mani dentro la marmellata. Non è possibile. Certo. Non è possibile. No, è vero. Poi bisogna anche sentirci dire che la crisi non esiste, è un po' inventata, i ristoranti sono pieni. Allora, questa cosa è vera, però quali ristoranti sono pieni? Non sono pieni quelli di super lusso, sono pieni quelli con prezzi modici, perché anche noi giustamente non è che vogliamo sempre solo stare a casa a subire la televisione che ci dice c'è crisi, non c'è lavoro, i dati sono negativi. Anche perché c'è pure un problema grosso, è che la gente non si può permettere le vacanze, non si può permettere a malapena i vestiti, anche per non andare in depressione, non avere esaurimenti nervosi, una pizza pure a settimana gliela concediamo. Se no veramente, dai, non c'è più neanche che vivi a fame, come dice Checco Zalone, che vivi a fa. Se no, purtroppo è questo, nel senso, bisogna anche adeguarsi alla velocità della società. Però tra tutte le cose che ci sono che mi danno fastidio, non ve lo dico subito, ve lo dico dopo, perché prima voglio ascoltarmi questa canzone, che voglio un po' di adrenalina. Quindi ci ascoltiamo Steve Aoki featuring Lead Belly Hook, che verrà a Roma, Lead Belly Hook quasi sicuramente, e a breve Steve Aoki, anche lui mi vota, featuring Lil Jon, Turbulence.